Nein! Hola! Benvenuti in un nuovo video! Allora, questa volta grandi cose, in realtà non è vero grandi cose perché sì, alcune sono già spacchettate, altre invece le spacchettiamo insieme perché vi piace di più vedermi nella piena spacchettitudine. Allora, questo l'ho preso da AliExpress ed è una cosa che ho già spacchettato, ovviamente. E oltre a essere tipo effetto Lego, è anche figa sta cover, pagata tipo 2 dollari. Ma perché io mi vedo che l'audio mi va fuori sincrono? Vabbè. È di figo, sentite? Che fa il rumore delle bollicine. Il problema è che poi schiacciate il monitor per farle partire. E l'altro problema è che è fatta così. Cioè, s'adagia su questo letto duro e non sprofonda. È una cosa che non capisco. Mi sa proprio di quelle cover che tu fai, ciao, e ti cade il cellulare, ti rimane in mano solo la cover. E poi per sfogarti devi stare un'ora così, perché c'hai la merda fino a qua, il cervello dal nervoso. Però mi faccio un sacco, è bellissimo. Se ritrovo il link di AliExpress ve lo metto qua sotto, quindi non lo vedrete fino a che qualcuno non me lo chiede. Allora poi se c'ho voglia lo vado a cercare. Poi altra cosa sono questi baffi, non chiedetemi cosa cazzo me ne possa fare, ma non ne ho preso un set, ma ne ho preso ben due, e uno è appunto quello che avete visto nella intro che ho tagliato perché non c'era quello di Adolfo. In realtà l'ho preso perché volevo fare una nuova puntata di Turci Trash col pezzollo, e ogni volta che sbagliavamo dovevamo riempirci la faccia di questi baffi, metterceli tipo a sopracciglia, a baffi, a lacrime pelose. Secondo me ne veniva fuori una bella pelitude, quindi l'ho preso per quello. Poi vabbè, altra cosa, ve la dico subito così la togliamo dalle balle, non perché non meriti, anzi merita, però obiettivamente lo so che voi utenti che guardate ne avete un po' le palle piene di fit tea, perché lo sentite dire in qualsiasi canale del globo c'è qualcuno che ha collaborato con fit tea. Potevo mancare io? No, io ho accettato sinceramente perché io adoro le tisane, cioè io ne bevo in quantità industriali di qualsiasi tipo, e ne ho provate anche di altre marche, poi magari ve ne parlerò in un altro video se vi interessa, ma deduco di no, che cazzo può interessare un video sulle tisane. E questa qua è quella Fit Berry, e la cosa figa è che dentro ha proprio i pezzolli. Ora vi faccio vedere. Che profumo, cioè profumo fruttato floreale fighissimo. Gusto non ne parliamo, buonerrimo proprio di fiori. Guardate i pezzolli, ora come minimo mi si riversa in ogni dove. Cioè questa è una, cos'è, una fragola, un lampone, non lo so, c'è proprio intero. Ingredienti: scaglie di mela, tè verde, cina gunpowder, tutti sappiamo cos'è ma ci fidiamo, scaglie di zenzero, foglie di ortica, citronella, tarassaco, tulsi, anche il tulsi lo conosciamo tutti, scaglie di barbabietola, bacche di rosa canina, aromi mirtilli, lamponi e more. Io l'ho consumata fino a chi, e la adoro. Ho mandato anche un colino che ora non ce l'ho portata, poi vi metto qui la foto che ho messo su Instagram, è bellissimo. Poi tra l'altro galleggia, io cioè sono una deficiente, mi diverto a far ruotare la foglia del bicchiere, sarà per quello che poi sprigiona tutte le briciole, mi mangio un tappeto di briciole con sotto la tisana, molto bene. E in più mi hanno dato anche questo, che ancora non l'ho usato, cioè proprio in scatolato, però è bellissimo. Poi è rosa, non so se è una coincidenza, ma mi è andata una cosa rosa. Poi mettete qua dentro, è di vetro, quindi mi durerà da Natale a Santo Stefano, come si suol dire, vista la mia delicatezza. Mettete qui la tisana, qua l'acqua, ve lo portate in giro. Io infatti penso che non la userò con questa tisana, mi dispiace dita, ma la userò per lo zenzero, perché per l'acqua e zenzero che mi piace di più in giro. Però è figo, cioè a chi piace invece tisanarsi in giro è molto faico, cioè ci potete mettere qualsiasi cosa, non è detto che è perché della Fitti lo dovete comprare per metterci, come cazzo, metterci per forza la roba della Fitti. Ho rotto il coperchio, molto bene, l'ho spantegognato come non ci fosse un fucking domani, molto bene. E ora passiamo al dettaglio e finisco qua, perché immagino che siete lì a dire basta. Effettivamente Fitti, cioè magari calmarsi un po' con le collaborazioni, lo dico anche a mio discapito, perché obiettivamente in ogni canale c'è sto Fitti. Comunque, a parte questo, i risultati che dovrebbe dare ve li metto qui perché non me li ricordo, ma qui vi metto quelli che ho riscontrato, ovvero nessuno. Cioè lo so che non,
cioè, sono pessima come collaboratrice, perché magari uno si aspetta che uno dica: oh mio Dio, sono diventata Megan Fox. Però no, sì, lo so che non è Lourdes, è una tisana, però io vedo video su video, foto su foto di Instagram di gente con il prima che sembrava tipo una palla di merda e dopo che avevano degli addominali di Fiona May. Ora, obiettivamente è una tisana, bere fa bene a prescindere, perché comunque idrata la pelle, la mantiene più morbida. Sicuramente ha dei benefici, perché i prodotti che ci sono là dentro, tipo lo zenzero, già di per sé è buono, figurati mescolato ad altre cose, quindi sicuramente fa bene, male non fa. Magari sì, un po' sgonfia, però mettermi sta foto di uno che prima c'ha 26 budeghi e poi dopo con 28 giorni di body detox mi diventa Fiona May, cioè io non ci credo. Ma attenzione, c'è il ma: ve la straconsiglio indipendentemente dagli effetti che può dare, chi se ne fotte, ve la consiglio perché è la tisana più buona che abbia mai mangiato, cioè mai bevuto. Della stessa ditta c'è anche un altro tipo, che non è body detox 28 giorni, ma un'altra cosa che non mi ricordo. Ho assaggiato anche quella, ma quella non me l'ha mandata con una collaborazione, ma l'ho assaggiata e è buona, ma niente, che quella è buona, è una tisana normale. Questa, anche Dani ogni volta che viene da me mi dice: me ne fai una tisana, tipo spacciatore, me ne fai una. Quindi assolutamente approved, però no, gli effetti non li fa. Ora cominciamo con lo spacchettengi. Sì, com'è caduto un baffo. Scusate se avete già visto 80.000 video di FIT, ma giustamente dovevo dire anche la mia e sono stata più che sincera. E quando mostrerò il video alla ditta, spero non si incazzi per la mia sinceritudine, ma se dite in futuro, se vedete mai questo video, se mi mandate le cose, che siano valide in tutti i settori, perché è valida, però in quel lato, se io non riscontro una cosa che la ditta dice che funziona, io lo dico, me ne frego, cioè, anche perché comunque nessuno mi ha detto, e lo dico anche a favore della ditta, nessuno mi ha detto: devi dire per forza che ti piace, esprimi la tua opinione e sentiti libera. Mi sono sentita libera molto bene. Il primo sacchetto, partiamo con il primo sacchettozzo. Allora, abbiamo... Cos'è? Che belli! Me li immaginavo dei leggings cabercissimi e invece sono piccolissimi. No, forse no. Sono dei... Vi ricordate quella gonna di pelle che avevo preso in qualche haul fa che sapeva di pesce? Questa è la versione pantalone e sotto c'è il pizzo. Però è figo, cazzo. Io mi aspettavo un leggings scabercioliino di quelli molli molli e invece è anche un po' felpatino. Ma si piace, sì. Questo è figo, non mi ricordo, penso che sia Shein. Poi no, non è Shein. No, è... ce l'ho sulla punta del buco di culo, non mi ricordo. Poi questo, che è una cintura, non so perché l'ho presa, però è figa. Cioè, fa molto... fa molto... È la morte. Allora, questo sa di muffa, pesce. No, no, vabbè, me ne batto il cazzo. Cioè, che si capisce anche se non capisco in italiano. Sto coso puzza di merda, fa schifo. Cioè, no, lo dovrò mettere all'aria prima di metterlo, perché è ingestibile. E poi questo, che cazzo è? Questo non puzza, meno male. Ed è una camicia che mi aspettavo aderente, ma mi sembra enorme. Ed è fatta così, mi sa che la regalerò a Simon perché è gigante. Vabbè, sti cazzi, una camicia che pensavo fosse di quelle tutte stilosse da mettere sotto con una canotta e tenerle aperte. In realtà, vabbè, molto soddisfatta di questa ditta, devo dire, ti piace. Poi, altro pacozzo. Cos'è? Ah sì, allora è questo. Serve per quando si fanno le... Lo so che sembra un preservativo alieno, però serve per quando si fanno le tinte, si tagliano i capelli, che rimane fatto così, vedete? Così cadono tutti, non cadono per terra, cioè cadono tutti qua dentro, i capelli non cadono per terra e non ti sporchi le spalle di tinta.
poi quando hai finito lo pieghi, lo ringlobi e tira in teoria poco a posto. Ma è fighissimo, ho preso su eBay questo. Altro pacozzo. Aia, mi sono fatta male all'unghia. Come si fa a farsi male all'unghia per sollevare un pacco? Poi ve lo spiegherò, vi farò un tutorial approfondito in merito. E questo sì, questa è Shein. Allora, questa... Io sono regular e lo sapete, però, cioè, ma che cazzo di roba qua? Questa giacca... Che ha sul retro questa bocca tipo Anastasia Steele di 50 sfumature di sbuba. E davanti una giacca di jeans nera chiusa. Vabbè, dai, non è male, sì. Si può stare. Poi questa maroon. Oh, sei in gruppa. No. Ok. È di Cidiglia, che la Cidiglia non usa praticamente dagli anni 90, ma io me ne batto i coglioni. Ed è fatta così, e qua c'è questo retino che voi mettete sotto una canotta e sbuca il colore, o volendo, se potete anche non mettere niente, sbucano i capezzoli, fate quello che volete. Ed è questa qua, sì, si piace, è larga. Sì, è larga, però è fica, si piace. E infine ha quest'altra viola. Che potenza, ragazzi. Oh, bella questa. Ed è questa, che sembra un po' tie and dye anni 90. Praticamente ho fatto la spesa da una tizia che ormai ha 60 anni, ha svuotato il suo armadio, non so, proprio molto anni 90. Bellissima, ci piace un sacco questa. Quasi quasi la provo adesso. Voi qua vedete un taglio, perché sennò mi vedete le zinne. Ecco, è bellissima. Tra l'altro ha lo spacco qua, poi dietro copre il culo e davanti copre la baggiana. E io la adoro. Tra l'altro è anche lunga di maniche. Sì, bellissima. Mi piace. Zazze. Altro pacozzo. No, mi è arrivato ora, che purtroppo non lo potrò mettere perché ormai non fa più tanto freddo. Una collaborazione anche questa. Ed è un nuovo kigurumi di Fashion Mia. È morbidissimo ed è fatto a orso, giraffa, non lo so, è bellissimo. Che bello, quanto sei morbido, bello. E poi questa camicia, che penso sia di Simon, vediamo. Eh sì, deduco di sì. Che ha questa particolaritudine di partire dritta e poi girare storta, come... Tra l'altro non parte dritta, parte proprio di lato, tipo la camicia dei camerieri. E poi parte storta e finisce storta come il cazzo di Bill Clinton. Non chiedetemi come sappia questa informazione, ma la so. E qua che cazzo è? Boh, vabbè. Comunque sì, fica, si piace. Poi questo... Cos'è? Eva Hair, mi sa che è una parrucca. Oh sì, molto bene. Guardate la tizia quanto è scoglionata. Tipo, che cazzo è da chiamare? Vediamo, questo sito costava una barcata di soldi, una collaborazione. Vediamo se li vale o è l'ennesima plasticacciata cinesata che spacciano per parrucche di olio. Sì, mi sa che stiamo rientrando già nella categoria poracciata. Anche questa c'ha il retino, quindi no, tanto brutta non è. One moment. Allora, quando mi mandano sti robe qua, ho scoperto che praticamente dovete usare la vostra testa come un cazzo e questo calzino come un preservativo e scapocchiarvi così. Cioè fare così e poi incastrarci tutto dentro. Testa di cazzo preparation. Burgadruia. Oh, non fate screen perché vi spacco la face, ve lo dico. Prima che mi tagga su sta cosa qua, lo manda a fanculo. Ok. E ora, magari tiriamo un po' su. E ora proviamo.
Pronti per il colpo alla Carrà? 3, 2, 1, oh, oh, oh! Mio Dio, che cesso immondo! Stare malissimo, proprio. Mi sta malissimo questa parrucca. L'altra mi stava abbastanza bene, ma questa, ragazzi, sono orribile. Sarà che hanno sto mosso scrauso, però sta parrucca mi sta proprio di merda. Non riesco neanche a giudicarla, sono troppo brutta. Ma si vede che è finta. Si vede troppo. Ah, forse va più in alto. Sì, l'avevo messa male, cioè avevo messo l'attaccatura qua, quindi forse sembrava un po' strano così. Da distante non è neanche malissimerrimo. Cioè, neanche bene, però neanche malissimerrimo. Eh sì. E va, fa gulti che cazzo di capelli davanti agli occhi. Devo tagliarli perché a me i ciuffi che mi arrivano lunghi mi stanno sul cazzo. Però l'effetto è questo, veramente brutterrimo su di me, ma magari la parrucca merita, non lo so. Ditemi voi come posso aggiustarla per sembrare meno roito. Ah, così, giusto. No, vabbè, però, boh, non lo so. Così sarebbe anche bella, è questa attaccatura che fa schifo, piatta. Come posso aggiustarla? Ditemi. Vabbè, comunque, ora ritorniamo, ritorno con i miei, va che meglio. Io ho detto tutto. Poi, questo Hair Gallery. Che cazzo è? Cioè, ma potete fare delle confezioni così, che sono inscapocchiabili. Che odio. Perché voi non sapete che io faccio i video, no? Ve ne mettete in cazzo? Dei poveri cristi che fanno gli spacchettamenti. Hell. Che puttana. Ho ripreso la tinta che è questa che ho io qua, che è la Violet della Elumen, Goldwell Elumen, la miglior tinta che esista, non si leva mangose e piagni. Poi quest'altro paccozzo. Cos'è? Cosa non è? E giù screen. Cos'è? Ah, sì. Ho preso. Ma allora, cioè, ma io, Dio santo, non capisco se la gente è stupida o cosa. Quanto li odio. Allora, c'era sto venditore che vendeva sti cazzilli. Li vendeva sia così che quelli a spruzzo. Gli ho scritto, vorrei quelli a spruzzo. E mi ha mandato questi, ora io che cazzo ci metto qua? La sborra di Magalli, cosa ci metto? Io perché ho comprato un profumo per capelli, il venditore me l'ha mandato rotto che non schiacciavo, ho detto vabbè compro quelli così il prodotto lo metto, continua brutta, il prodotto lo metto lì, spruzzo e riesco a usare, ma non mi hanno rimandato lo spruzzino. Niente, sono andata a controllare se ci fossero altre cose perché stavo aspettando un cazzillo che fa aumentare le tete, ma non una cosa chimica, nel senso un prodotto che ve lo mettete sembra che avete delle tete epocali e quindi ero già pronta a fare questa trecciata, ma non è arrivato tra i pacchi. Quindi mi attacco al cazzo, questo è tutto, c'è una fila. Prima di chiudere di nuovo, prima di richiudere il video, vi volevo fare vedere che ho provato questa già. Questa giacca di jeans è come sempre Sheinside, il sito più Shein, vabbè ora è Shein, prima era Sheinside, è il sito più figo di tutti. Guardate che figo, cioè io adoro questa giacca, è bellissima, mi piace un sacco. Già che ci sono provo anche quella di Ciniglia che sprigiona anni 90 tud, perché mi ispira. One moment. Ah, ce l'avevo nel culo, detto così come suonare malissimo. Non ci fate caso, altrimenti devo stare. Tutto per non editare 20 secondi di video. Mi spantego qui in diretta. Un attimo. Oh, ma cazzo no. Ma si può mettere anche senza niente, mi sa.
Basta fare così, tipo fiocchettanza qua e fiocchettanza qui, e non sbuca niente. Mi piace anche questa. Adovo, adovo, cacugna zappunti, patufa tannacchia. Vabbè, io mi devo far vedere da un bravo esorcista. Avricciata la fiacchi. Cosa?